Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo videoblog. Come avete visto questa mattina mi sono limitata, insomma, a sistemare un pochino la camera, a rifare il letto, poi ho fatto colazione, ho portato bel fuori, insomma, le solite cose che vi ho fatto vedere anche negli altri video. Ma oggi sono qui per registrare questo nuovo videoblog per testare la mia nuova macchinetta fotografica che ho deciso di acquistare per fare un po' un salto di qualità, visto che insomma i videoblog li registravo con il telefono, ma non mi piacevano per niente, non mi soddisfacevano e quindi non mi andava neanche di farli fino a un certo punto, insomma. Alla fine, dopo un po' di studi che abbiamo fatto io e papà, insomma, per informarci sulle varie macchinette fotografiche che potevano fare al caso mio, abbiamo deciso questa qui. Vi metto il timelapse che ho registrato per farvela vedere su Instagram. Abbiamo deciso di acquistare una Sony Alpha 6100, perché, diciamo, di base mi servivano tre caratteristiche principali, ovvero lo schermetto ribaltabile, l'attacco per il microfono e poi che fosse una mirrorless, anzi no, quattro, perché mi serviva assolutamente l'autofocus. Infatti la macchinetta fotografica che ho io, che è invece una reflex ed è la Nikon D5300, aveva tutte queste tre caratteristiche, però non ha l'autofocus, quindi io quando appunto faccio i video normalmente quelli statici e magari vi devo mostrare delle cose, ogni volta dovevo mettermi lì a mettere io insomma il focus sull'oggetto che dovevo farvi vedere, e sinceramente insomma mi stava diventando molto scomodo perché non potevo essere libera di fare nulla. D'altro canto, utilizzare il telefono, anche se i nuovi modelli sono di ottima qualità, non mi soddisfaceva perché comunque volevo mantenere separate le due cose, tanto che appunto papà mi ha detto: ma perché non ti compri un iPhone nuovo tipo l'iPhone 12? Il problema è che comunque la qualità è sempre minore rispetto a quella di una macchinetta fotografica, il mio telefono va bene, quindi non aveva senso cambiarlo e appunto, come gli ho appena detto, volevo separare le due cose, telefono da una parte, macchinetta fotografica dall'altra, anche perché così se vi devo far vedere delle cose dal telefono o mi serve il telefono posso benissimo farlo senza dovermi ingegnare per scrivermi le cose su un quaderno oppure utilizzare l'iPad, insomma. Quindi questo in realtà è il primo video che faccio parlando alla macchinetta fotografica, oltretutto sto senza microfono, quindi io spero che anche la qualità del video sia buona. Questa macchinetta mi è stata anche consigliata, insomma, da una mia compagna del liceo che siamo rimaste comunque abbastanza in contatto e lei fa la videomaker, quindi insomma ho chiesto consigli a lei per essere più sicura. E niente, quindi io in realtà volevo fare questo video appunto per vedere, insomma, come mi trovo con questa macchinetta fotografica, per vedere anche come voi vi trovate a vedere i video registrati da questa macchinetta. Io spero bene, perché insomma mi piace molto. In realtà ho cominciato a fare qualche foto qua e là, però non le ho ancora riportate sul computer, quindi in realtà non so come si vedono dal computer, però io spero veramente bene. E ovviamente devo ancora imparare. Ops, devo ancora imparare ad usarla sia dalla parte delle foto che dalla parte del video. Però insomma sono molto contenta anche perché papà mi dà sempre una mano, visto che anche a lui piacciono queste cose, soprattutto a lui. E niente, per quanto riguarda l'altra macchinetta fotografica, ovviamente io la vorrei vendere perché ne abbiamo già una reflex che è quella di mio padre e quindi non avrebbe assolutamente senso tenerle tutte e due, visto che cioè quella di mio padre è molto buona, anche se è più vecchia rispetto a quella che avevo io. E appunto ho deciso di acquistare questa prima di prendere quella perché una avevo trovato un'offerta su Amazon di 20 euro, neanche tanto, però avevo controllato sul sito in cui si tracciano i prezzi dei vari prodotti su Amazon che il prezzo minore che aveva raggiunto questa macchinetta fotografica è stata 764, io invece l'ho acquistata a 776, 79
E quindi avevo deciso di prenderla visto che il prezzo originario era 796. E ne ho approfittato perché comunque avevo dei soldi da parte, in più mi sono fatta anticipare i soldi del regalo di Natale dei miei genitori e quindi ho deciso di prenderla. Così quando poi venderò quell'altra, rimetterò i soldi dove stavano prima che acquistassi appunto questa macchinetta fotografica, però ho deciso di acquistarla subito perché almeno potevo iniziare già ad usarla senza aspettare Natale, tanto alla fine oramai lo scarto dei regali è un po' andato in secondo piano a casa mia. E niente, da parte invece dei miei nonni poi mi farò regalare qualche accessorio, quindi per esempio la sbarretta che mi serve per mettere il microfono, visto che poi magari ve lo farò vedere, però mettere il microfono dove c'è la posizione, diciamo, preimpostata dalla macchinetta fotografica, vorrebbe dire che io non vedo lo schermetto, quindi non aveva senso poi prendere una macchinetta fotografica con lo schermetto ribaltabile. E poi mi vorrei far regalare il treppiedi, però quello fatto a ragno, quindi quello che si può modificare tutto, insomma, tutti i piedini, perché questo qui che ho adesso della Manfrotto si può soltanto allungare e accorciare i piedini, però non si possono modellare e a me sta un po' scomodo, sinceramente, così questo qui lo do a papà, visto che se l'è comprato per lui e io appunto avrò quell'altro, però costa un bel po', quindi me lo faccio regalare per Natale, così sto a posto. Comunque, allontaniamoci dal tema della macchinetta fotografica e insomma, questo è un vero e proprio vlog, quindi parliamo insomma della mia giornata. Allora, oltre alle cose insomma che vi ho detto prima, mi sono messa a studiare, ho fatto la videochiamata con le mie compagne, però a mezzogiorno meno un quarto mi hanno mollata da sola e io ho perso la concentrazione, ovviamente. Infatti adesso sono le 12:24 e adesso farò una cosa che ho sempre desiderato fare, ovvero farvelo vedere. Non avete idea di quanto io sia contenta di fare questa cosa, cioè veramente. Però l'autofocus devo ancora capire come funziona. E niente, quindi è mezzogiorno e 20. Io volevo finire di studiare prima di pranzo, ma sto morendo di fame, quindi la mia concentrazione è, diciamo, diminuita ancora di più. Però mamma sta cucinando e in tutto questo rimane con noi a pranzo un nostro amico di famiglia che ha aiutato papà a finire la tetto... no, come si chiama? Come si chiama? La tettoia? No! Vabbè, poi ve lo faccio vedere. Comunque una struttura in legno che ci serve per coprire sul terrazzo. Ora non mi viene il nome. Comunque dopo la faccio vedere. E visto che papà soffre di vertigini, ha dovuto chiamare lui per farci aiutare a mettere le ultime tavole di legno. E è venuta molto molto carina. Io ancora non l'ho vista dal vivo perché sono rintanata nella mia camera. E niente, per il resto tutto qua, insomma, questa è la giornata. Io oggi pomeriggio continuerò a studiare e poi non so se riesco a, insomma, a vedere il mio ragazzo perché, come sapete, io abito a Roma, quindi sono in zona gialla e quindi possiamo ancora uscire. Ieri sera sono andata a cena da lui e alle 10 in punto stavo qui a casa. Praticamente abbiamo mangiato in un'ora così velocissimi perché volevamo stare insieme, però appunto abbiamo il coprifuoco alle 10 e quindi peggio di Cenerentola, insomma. E comunque niente, io appunto finirò di studiare fino a che non è l'ora di pranzo e voglio finire questa sbobina su il sistema nervoso, in particolare i sistemi motori. E sono a fuoco, sì. Come sapete, insomma, ve l'ho fatto vedere in tantissimi altri video, sto studiando tramite le slide, quindi sto cercando appunto le slide su internet da poter sistemare con le sbobine e oggi pomeriggio invece andrò avanti con le ultime due che riguardano il movimento, perché voglio appunto finire un po' ad argomenti più che a sbobine, però non so se ci riesco perché sono comunque abbastanza lunghe, sono altre 24 pagine da leggere e da integrare con queste slide, quindi non lo so, non credo di riuscirci, però ci
ovviamente vi tengo aggiornati e ho già fatto 10 minuti di registrazione, quindi non so dopo che cosa vi faccio vedere, però sapete che sono logorroica, quindi amatemi così. E quindi niente, basta, io finisco di parlare, la macchinetta l'ho provata, spero che si sia registrato qualcosa, perché se no devo rifare tutto da capo. Comunque basta, ci sentiamo dopo. Allora ragazzi, oggi pomeriggio, sono le 3:10, io mi sono riposata un'oretta, però non so, ditemi se anche a voi succede, ma io ogni volta che pranzo non riesco mai a iniziare a studiare, cioè mi sembra veramente di addormentarmi sulla scrivania. Comunque, il piano del pomeriggio è... cioè non è ancora definito del tutto, però mi dovrei vedere con il mio ragazzo e se riesco a uscire a un orario decente, in teoria ci siamo organizzati per le 4:30, volevo provare a portare la fotocamera fuori. Il problema è che non ho nessuna custodia, quindi non lo so. Però vorrei provare a portare la telecamera fuori per vedere anche come si sente all'esterno, farvelo sentire così almeno anche voi mi potete dare un feedback e soprattutto insomma vedere anche di fare qualche ripresa fuori, perché se no rimango sempre chiusa dentro casa. Però ora sono le 3:10, quindi io mi volevo fare un tè, perché così provo a svegliarmi un attimo. Poi voglio finire l'argomento di questa mattina, visto che mi manca poco, spero. E come vi avevo detto, non credo di riuscire a fare tutte e due le altre sbobine che avrei dovuto fare, quindi intanto ne faccio una e poi vedo come va. E poi un'altra cosa che volevo fare in realtà è sistemare di nuovo la scrivania, perché ora ve la faccio vedere. Ma la cosa bella di questa macchinetta fotografica è che io adesso posso girare continuando a parlarvi. Comunque, scusate il cane. Però, come vedete, questa è la situazione della scrivania in questo momento. Tralasciate il fatto che sia disordinata. Però, appunto, di qua ho messo la lampada sullo stand con tutte queste cose. Il computer sta lì e poi c'è il... l'organizer in realtà dei trucchi, ma io ci ho messo le cose appunto dello studio. Volevo eliminare un po' questa parte qua per rendere la scrivania il più libera possibile, però non lo so, ci devo pensare. In caso se dovessi cambiare qualcosa oggi ve lo faccio vedere, in caso contrario ditemi qua sotto nei commenti se secondo voi devo farlo oppure no. Comunque, niente, io vado a farmi questo tè e poi inizio subito a studiare. Buonasera ragazzi, sono venuta qui al parco con Fra. Oh, eccolo. E allora siamo venuti qua perché, a parte vabbè, per fare la passeggiata, infatti c'è anche Belle da qualche parte, ma poi perché volevo provare la macchinetta, sia insomma in ambito fotografico, infatti abbiamo fatto qualche foto, ma anche proprio per il video, per vedere
come si vede, ve l'avevo detto prima, insomma, come si vede, l'audio, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, magari vi metto qualche foto che abbiamo fatto e a me piace molto. A te, Buon acquisto. dai, dai, è molto bella. Più che altro, l'ho messa in automatico. E comunque le foto adesso, come vedete, è buio, però le foto sono molto luminose anche senza flash. Quindi io sono molto molto contenta, poi le farò vedere anche a papà e vedremo anche il suo giudizio. Comunque, noi adesso Ce ne torniamo torniamo perché a non casa. vediamo più nulla. Esatto, perché è strabuio, qui non c'è illuminazione, ovviamente. Ovviamente. E se no ci rapiscono. A me sicuro, a te non lo so. Oh. Caso mai a me, con Non te sei troppo penso. antipatico, non Non ti penso vogliono. proprio. Vabbè, e quindi niente, dai, ci riaggiorniamo dopo a casa, così vi saluto e vado a fare le cose. Ok, Cioè, in realtà ragazzi. devo ancora studiare, ma vabbè, a dopo.